Tu ricordi la prima volta in cui hai visto quest'attore sullo schermo in sala doppiaggio quando ti hanno chiamato per il primo turno di Berlis? L'abbiamo testata quando ovviamente abbiamo cominciato a fare i provini per la serie, perché abbiamo fatto i provini ovviamente per il doppiaggio della serie. Quindi l'occasione è stata quella. Diciamo che era un po' il genere di personaggio che io solitamente facevo, cioè comunque i belli. Io ho sempre fatto i belli, soprattutto quando ero piccolo. E quindi insomma diciamo che era un personaggio che era nelle mie corde. Per il quale ero adatto, insomma, quindi diciamo non che il provino fosse sia stato come dire un pro forma, però insomma c'erano buone possibilità che io riuscissi a vincerlo. E la prima volta è stata là, e poi piano piano abbiamo cominciato la lavorazione, e le cose si sono andate avanti in quella maniera, diciamo. Tutti voi non vi aspettavate sicuramente che tutti voi che l'avete doppiato questa serie diventasse un cult generazionale come poi è diventato. Assolutamente no, cioè noi la doppiavamo, non, ma neanche mentre la doppiavamo all'inizio. Avevamo sentore che insomma la serie ci dicevano che la serie andava molto bene, però non immaginavamo tanto. Ce ne siamo accorti quando, adesso non mi ricordo esattamente quando, però dopo qualche mese fummo chiamati da Diffusione Rete e Canzoni per fare un servizio su di loro. Noi pensavamo, vabbè, come al solito ogni tanto l'hanno fatto per le serie che andavano bene, che ne so, ai tempi di Dallas, ai tempi di Dynasty, insomma, cominciava a esserci un po' di interesse per quanto riguardava anche la parte doppiaggio, non come adesso, ma insomma qualche cosa di... E noi pensavamo appunto, ma ci faranno il solito articoletto di una pagina e mezza, ci chiederanno due cose per uno. Invece fu un articolo pazzesco, perché prese, mi sembra, 8 o 10 pagine addirittura di Fusio di Cercazioni, che a quel tempo aveva una tiratura altissima. E ognuno di noi ebbe una foto a pagina intera con un cartonato del suo personaggio, cioè hanno fatto i cartonati di tutti quanti, e ognuno aveva il suo cartonato, e quindi chi ha abbracciato, chi se lo portava in spalla, chi... facevamo tutte queste foto un po' così. E basta, quando lo vedemmo ovviamente non credevamo ai nostri occhi. A me è capitata una cosa molto particolare, nel senso che dopo quell'articolo hanno cominciato a tempestarmi di telefonate sulla segreteria. Io ancora stavo tranquillamente col nome sull'allora elenco del telefono, e quindi io ricevevo una media, ho ricevuto per 10 giorni una media di, ma non sto scherzando, di 150-200 telefonate al giorno, oltretutto Pazzesco. con ragazze che dicevano anche delle cose un po' pesanti. E non, non, Immagino. è meglio non ripetere qua, però insomma mi stupì molto questa cosa, però in quel momento noi ci rendemmo conto che era veramente una serie che aveva, come dire, modesto, aveva spaccato, cioè comunque era arrivata al 100%, aveva degli sconti pazzeschi, addirittura facemmo un gioco di questa serie, quindi insomma diciamo che ce ne rendemmo conto, anche perché poi durò talmente tanto, durò praticamente 10 anni. La serie del 90, noi in Italia mi sembra che arrivò nel 92, se non sbaglio, Sì. e quindi per 9 anni noi continuavamo a doppiarla tutti gli anni, insomma, ci rendemmo conto di quello che con cui avevamo a che fare. Come ti era parso come attore lui? Perché comunque era visto ovviamente come un bel ragazzo, però credo che negli anni sicuramente ha avuto un'evoluzione. Un bel ragazzo, un tipo di recitazione, era bravo comunque. Recitava bene, era chiuso nella parte. Diciamo che poi nel tempo ha fatto un po' tutti i ruoli che ricalcavano molto quel personaggio, quindi non si è, come dire, evoluto, non so come dire, però insomma era stato un po' ancorato, diciamo, a quel personaggio. Però lui era bravo, aveva una voce strana, una voce graffiata, una voce un po' afona, molto particolare. Io poi negli anni ho continuato a doppiarlo, addirittura mi è capitato di doppiarlo il giorno dopo aver saputo appunto che se n'era andato, e mi ha fatto un po' effetto, devo dire la sincera verità, perché sta facendo una serie che si chiama Riverdale, e l'ho doppiato anche lì. Io l'ho doppiato parecchie volte durante questi anni, però insomma grossi grossi film, a parte Il Quinto Elemento di Besson, oppure fece un famosissimo Vacanze di Natale nel 95. Fece delle apparizioni, delle ospitate, possiamo chiamarle così. Però, insomma,
spazio, ma diciamo che i personaggi poi sono sempre stati abbastanza simili a se stessi. Però comunque era un bravo attore. Che poi lui in Vacanze di Natale aveva rifatto se stesso in una maniera Sì, molto certo. ironica, specialmente poi le scene con Boldi sono molto divertenti, molto carine. Sì, no, ma lui, la scena era carina, ma lui non era uno stupido assolutamente, insomma. Quindi, insomma, prendersi in giro ha capito che gli faceva anche gioco, secondo me, quindi ha fatto, si è comportato nella maniera giusta. Però, insomma, per me è stato molto piacevole, io me lo sono portato appresso, diciamo, quasi per 30 anni, perché ormai ne sono passati 29, quindi diciamo che ha fatto parte integrante della mia vita per tanti anni. Secondo te, di lui cosa rimarrà? Ma soprattutto Berlitz, perché è stata comunque un'esplosione, insomma, è stata una serie cult. Adesso sembra che la rifacciano con gli stessi personaggi. Io non sapevo che lui non l'avrebbe fatta e che non l'avrebbe fatta neanche Shannon Doherty, e so che pure lei non se la passa benissimo a livello di salute. E quindi c'era questa cosa, si diceva appunto che sarebbe rientrata in produzione, però sinceramente non mi sono informato, non so che dirti, se sono voci o se sono voci reali.